Bene, una volta che ho ripreso coscienza dall'incidente stesso, cioè nel luogo dell'incidente, e poi ci sono volute, ero veramente forte, ci sono volute 7 persone per prendermi e mettermi in una lettiga per salirmi in alto, perché in realtà il luogo dove nemmeno l'elicottero poteva scendere a recuperarmi, quindi diciamo, è stato dovuto fare dai vigili del fuoco di Las Palmas, portato in ospedale. In ospedale la sera sono entrato in coma, non si sa bene il motivo, però in realtà poi si è visto che c'era un ematoma subarachnoideo che ha portato al coma. Però c'è un'altra storia legata a un possibile miracolo, diciamo, legato al mio incidente, che è il mio risveglio dal coma. Un amico mio, Marco, aveva avuto, la mamma di questo mio amico aveva avuto un'esperienza con questa beata, si chiama Giuseppina Pari, e questa donna, cioè la mamma del mio amico, era rimasta in coma 6 mesi, e ha detto al figlio Marco, che era il mio collega, che era lì con me, e dice: prendi l'immagine di Giuseppina Faro, fai una preghiera e mettila sotto il cuscino, che vedrai che l'aiuterà. E dopo 3 giorni praticamente ha fatto questa preghiera, mi ha messo la santina sotto il cuscino, e io dopo un quarto d'ora mi sono risvegliato dal coma. Per questo è già cominciato il processo di santificazione anche legato a questo mio avvenire. Ma la cosa strana e particolare è che non appena è avvenuto con me, i miei genitori, che già erano arrivati alle Canarie per soccorrermi, comunque non c'era una buona speranza della mia ripresa, e hanno fatto la stessa cosa con il mio vicino di stanza, un altro ragazzo in coma, il nome è Jesus. Hanno fatto la stessa cosa ed è avvenuta la stessa cosa, cioè si è risvegliato dal coma. Quindi niente, vi ho raccontato questo giusto per rendervi partecipe, non per influenzarvi in questa credenza o altro. Gino.